Oggi mi sento fresco come un fiorellino di campo dopo che è venuto giù il diluvio universale, magari ci è passato sopra anche un bel gregge di pecore. Al top. Comunque, al di là dei video che saltuariamente escono sul canale, da quant'è che non ci aggiorniamo con un vlog del tipo i cazzi miei? È parecchio, parecchio, anche perché effettivamente c'è poco da dire, almeno sotto il punto di vista atletico. Sotto quello professionale invece ci sarebbe tanto da dire e sono felice, ma questo ve lo avevo fatto vedere. Questo qui è il secondo studio, fammi accendere le luci, che abbiamo aperto, o meglio, non abbiamo aperto perché di mezzo c'è stata la pandemia, ma abbiamo preso a ottobre scorso. Questo è uno studio prettamente di consulenza ed è attaccato all'altro. Qui abbiamo liberato tutta la parte dell'entrata, metteremo una zona riservata alle attività di gruppo e così via. E non solo, non solo, non solo, non solo. Ma che bella giornata! Vi faccio anche una panoramica da fuori mentre me la passeggio fino a casa, perché sì, nel mentre ci siamo anche trasferiti, ma proprio a due passi dallo studio, quindi adesso è diventato tutto molto più semplice. Quindi non solo il trasloco, l'allestimento del secondo locale, il lavoro che fortunatamente non è mai mancato, abbiamo avviato un'altra attività a novembre, i corsi di formazione per personal trainer che bene o male mi hanno impegnato buona parte del weekend. Diciamo che questi mesi tristi, molto tristi, sono comunque volati via e finalmente, finalmente si riparte. E anche io ho bisogno di tornare in palestra. Sono stato uno di quelli fortunatissimi che ha avuto a disposizione tanto per potersi allenare, però l'ambiente palestra, avere anche due persone attorno è un'altra cosa. E mentre vi parlo, sono arrivato, sono già arrivato. Il quartiere è molto, molto carino, molto tranquillo e finalmente ho un po' di verde davanti e dietro casa. Ecco, è ancora tutto da sistemare, eh? Ma tutto, tutto, tutto. Però che goduria avere un po' di spazio in più. Si può? Pronto? Pronto? Permesso? Poi entri e ti ritrovi già il pranzo pronto, eh? Che roba, Che ragazzi! organizzazione, ma soprattutto che fame. Oh, oddio, 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 oddio. Adesso che ho mangiato forse riesco a farvi un discorso completo con capo e coda. Tra l'altro vi aggiorno da questo bellissimo dondolo che ho montato con le mie manine, ok? Ma l'ho montato talmente tanto bene che ho avanzato un numero sufficiente di pezzi a montarne un altro, quindi anche convenienza, risparmio economico al top. Quello che vi dicevo è che di aggiornamenti sotto il punto di vista atletico ce ne sono stati pochi per il semplice fatto che oltre ad allenarmi, quello sempre è stata una costante, veramente sarà sempre una costante, me lo auguro per tutta la mia vita, porsi degli obiettivi sul breve, medio periodo diventa difficile perché gli impegni lavorativi fortunatamente sono stati sempre di più. Abbiamo costruito un team fantastico di ragazzi meravigliosi e super competenti, però pian pianino le cose stanno andando meglio, nel senso che ho un po' più di tempo per me e con la riapertura delle palestre voglio darci dentro. Sarà una data simbolica, no? Una forza, impulso per ricominciare al meglio, con un obiettivo, con un obiettivo. Voglio darmi un obiettivo. Sicuramente il primo step è di raggiungere una buona forma sui 75 kg, tenendo conto che ho gareggiato l'ultima volta sui 72-73, quindi avvicinarmi anche a un peso da gara. Tenendo però conto che comunque i 72 e 73 ci sono arrivato in reverse, quindi si tratta di qualcosa di diverso. Il peso è un numero, va sempre contestualizzato, logicamente. Inoltre, finalmente ci sarà concessa un pelino in più di libertà, quindi quest'anno
tanti ragazzi che faranno la loro prima esperienza agonistica a partire dalle prossime settimane. Vi porterò con me, ma se ci pensate, adesso oggi Facebook mi ha ricordato che sono 4 anni che ho aperto il canale. Abbiamo fatto di tutto insieme, siamo andati, siete venuti con me a Londra a vivere a Dublino per un periodo, ci siamo ritornati poi a Varsavia, in giro per l'Italia per eventi, corsi e competizioni, di tutto, che bello, che bello. E mi auguro che ci sia modo per l'appunto di riprendere un po' anche a vivere normalmente, perché aggiornare il canale con questa tipologia di video diventa difficile quando stai tutto il giorno dentro casa. Ci aggiorniamo prestissimo, ho già girato un po' di materiale, torniamo ad affrontare anche quello che è il mio percorso, che sia mai che mi viene qualcosa in mente e mi ritiro su lo slippino da competizione, non lo so, ci si arriva per gradi, senza stress. Signori, a quanto prima, se vi serve montare un dono, sono bravo, sono molto molto bravo, ne escono sempre due, a presto. Ecco, avere il giardino è bello, però qui c'è un ecosistema, dovrei dare una pulitina, magari domani.